Questo è un video per augurarvi buone vacanze e naturalmente, vacanze del benessere. Mi mando un'email Giulia, sto veramente bene, ma ho paura che in vacanza come l'anno scorso mi ritornino gli attacchi di panico. E sapete cosa ho risposto? Perché lei pensa di portare in vacanza la vecchia donna? Quella con quelle sue convinzioni, con quelle sue certezze, con quel sapere cosa va bene e cosa non va bene nella sua vita, con quel continuamente ritenere che forse non ha vicino l'uomo che desiderava? E tutte queste convinzioni, quando sono sempre uguali, sono il vecchio, la vecchia che c'è in noi. Perché è stata bene si era liberata dal panico? perché aveva iniziato nuovi interessi, nuovi modi di vedere le cose. Ma tornare in vacanza con la famiglia per lei è ritrovare ciò che c'è sempre stato. Vacanza significa andare nel vuoto, vagare nel nulla, perché dentro di noi, nel profondo di noi stessi, vive un bosco, una foresta. Questo è l'inconscio, fatto di terra, di radici, di foglie, di fiori, di freschezza. L'inconscio è sempre nuovo. E bisogna aver mente, adesso che andiamo in vacanza, le parole di Parmenide: non è stato, non sarà, perché è. Tu sei adesso. E vieni creato, creata adesso. Progetto per le vacanze? Che sorprese? Che cosa di nuovo accade oggi? Avere lo sguardo non su ciò che è già accaduto, non su ciò che non è andato bene nella mia vita, non sulle mie convinzioni, non sul dirmi che è il peggior veleno come devo essere, ma sul constatare questo vuoto che c'è dentro di me, questo buio, lì c'è una foresta di simboli di energie che vogliono venire alla luce. Perché la nostra vita spesso e abitudinaria è sempre uguale e ripetitiva? Non andate in vacanza a ripetere la vita di qui. Inserite qualcosa di nuovo, una goccia di nuovo. Una goccia di nuovo vuol dire una goccia di immenso, perché vuol dire che il vecchio che c'è in me la persona che continuo a ripetere, i pensieri che mi ripeto, le convinzioni che mi dico, possono per un istante, anche per un istante svanire. Io considero la psicoterapia riuscita non quando i disturbi spariscono, assolutamente, e neanche quando certi problemi si risolvono. Assolutamente. La psicoterapia non è il posto per risolvere i problemi, non è neanche il posto per diventare un papà o una mamma omologati. Signora, adesso che si è separata, i suoi figli devi cercare di più no, deve essere spontanea, naturale, arrabbiarti quando ti arrabbi, dolce quando ti viene da esserlo. Accettare che ci sono contrasti, rifiuti, perché questa è la vita. Ma quando una psicoterapia è riuscita? Quando dei disturbi non se ne parla. Quando non si parla del passato. Quando ti accorgi che capitano cose nuove. E il tuo sguardo si posa sulle cose nuove. Una mia paziente mi ha mandato un messaggio ieri e mi è piaciuto tantissimo. Dottore, domani parto per le vacanze, mi ha detto. Ma sono un po' triste. Dico, perché è triste? Perché vede, nel mio ufficio, accanto alla mia scrivania, si è depositato un nido di rondini. Li vedo che vengono fuori col becco, che gridano con la mamma e il papà che li nutrono. Ma lei ci crede che si sono posati proprio là dove io lavoro? A lei non glielo ho detto. Ma questa signora da tanto tempo pensava di fare un lavoro nuovo, perché lì non si trovava più tanto bene. Ma quel nido posato lì è un modo del suo universo interiore ed esteriore di dirle... Guarda che qualcosa sta nascendo, qualcosa che vola nel cielo, qualcosa di alto. Sono certo che troverà un lavoro che la appassionerà tantissimo. Non mi ha parlato minimamente dei suoi disagi. Sì, è vero, da tempo stava molto meglio. Non mi ha neanche più parlato dei suoi rapporti che non funzionavano. Tutta la sua attenzione era su quel nido di rondini che si sono posate accanto alla finestra vicino al tetto dove lei lavora. Ecco, io vi auguro in vacanza di portarvi l'occhio nuovo, l'occhio che guarda cosa accade di naturale intorno a voi. Convinzioni, ragionamenti, progetti, programmi, lasciateli da parte, perché appartengono all'uomo e alla donna vecchia. E quindi io vi auguro una buona vacanza in nome e per conto della giovinezza che è sempre presente a tutte le età. I grandi come Goethe sentivano la giovinezza arrivare quanto più si avvicinavano al tramonto. Non è la giovinezza che vediamo in televisione delle facce rifatte, è la giovinezza di quella foresta, di quel bosco che c'è dentro di noi, che per ognuno di noi ogni giorno prepara un pezzo di vita nuova. Buone vacanze!